La multidisciplina, una grande sfida di attualità, e oggi ne parliamo con una grande interprete, Chiara Ciuffini, mountain bike, bici da strada e gravel. Andremo a scoprire tutti i segreti dell'integrazione sulle due ruote. Dunque, se siete curiosi, venite con noi in questa nuova puntata di Sport Kitchen. Volkswagen. Eccola, ciao Chiara. Ciao Elena, come stai? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Direi un bel rumore questo, mi piace tanto insieme a quello delle tacchette, guarda, sono due rumori che mi ricordano la passione per la bici. Sì, sono il rumore vero del mezzo. Dello sport, e penso esatto. Che tu oggi ne abbia tante da raccontarci. Quindi io prima ti presento ai nostri amici di Endu Channel. Tu sei Chiara Ciuffini, esattamente. Sei stata campionessa europea nel 2020 Master su strada e nel 2022 anche campionessa mondiale gravel. Quindi un'atleta multidisciplina delle due ruote, giusto? Sì, esatto. Mi piace un po' spaziare. Parto gran fondista su strada. Poi negli ultimi anni mi sono appassionata molto al fuoristrada con mountain bike, ma per lo più gravel. Mi piace la bici a 360 gradi, quindi mi piace viverla così. So che però tu non nasci con la bici, in realtà arrivi da un'altra disciplina, quindi mi piacerebbe chiacchierare con te di tutte queste cose, soprattutto anche portarci a casa qualche tuo consiglio per chi va in bici su strada, su mountain bike, su gravel, insomma, per tutti gli appassionati del mondo bici. Quindi cosa ne dici? Se ci mettiamo comodi, andiamo a farci due passi, ci sediamo da qualche parte e chiacchieriamo? Volentieri. Allora, come dicevamo, in realtà tu non arrivi dalla bici, ci sei arrivata dopo e hai iniziato a pedalare in maniera consistente in età più avanzata, così si può dire, in età adulta. Quindi ci vuoi raccontare questa tua storia? Sì, io parto in bici per la prima volta quando avevo 23 anni, quindi molto tardi, quindi non dalle categorie giovanili, e in maniera molto casuale, perché dovevo solo recuperare da un infortunio che avevo avuto a cavallo. Quindi andavi a cavallo, sì, circuitazione. Andavo a cavallo, ma la mia passione più grande era la camminata in montagna, quindi sky running, queste cose qui. Per recuperare ho iniziato a pedalare così dal nulla e naturalmente senza alcun tipo di nozione, soprattutto a livello di recupero, alimentazione, completamente al buio. E pedalavi su strada, hai scelto come bici la bici da strada per recuperare? Sì, ho cominciato con la bici da strada e solo successivamente ho scoperto anche il mondo del fuoristrada. Ah, quindi praticamente ti sei appassionata alla bici, e come hai deciso di iniziare a fare le gare, le gran fondo? Anche quello è capitato un po' così per caso, da una prima esperienza con degli amici. Mi sono appassionata, poi ho cominciato a vedere che comunque i risultati arrivavano e da lì la passione aumenta sempre di più quando il risultato arriva. Ma la cosa interessante che hai detto è che è completamente a digiuno di nozioni di alimentazione e di integrazione, quindi affrontare una gran fondo, comunque anche una medio fondo o una distanza più classica, insomma, ci vuole il giusto apporto energetico. Quindi come hai iniziato a conoscere questi aspetti? Chi ti ha suggerito? Se sono stati gli amici oppure ti sei trovata una volta con la luce spenta e hai detto forse devo trattare anche questo aspetto? Sì, esatto, le prime volte andavo molto a sensazioni, mangiavo quando avevo fame, bevevo quando quindi troppo avevo tardi. Sete. Esatto. Okay. Esatto, sempre molto tardi, e in alcune situazioni mi sono trovata davvero ad arrivare magari a metà gara e ad avere la cosiddetta luce spenta, e da lì ho cominciato un po' a capire un po' sul mio corpo, a capire un po' da me stessa le sensazioni che avevo poi durante la gara, e poi ho cominciato a chiedere un po' a chi ne sapeva più di me il modo corretto per affrontare il pre, il durante e il post gara. Ah, perfetto, quindi hai iniziato a occuparti davvero di tutti gli aspetti, non solo il durante, che di solito è quello che più ci chiede attenzione, perché come dici tu, dopo le prime gran fondo, comunque le prime gare in bici, dici aspetta un attimo, ho bisogno di energia perché mi si è spenta la luce o perché capisco che le gambe stanno per finire, ma in realtà giustamente anche il prima, che è un bello aspetto che ci hai raccontato. E quindi come ti alimenti generalmente prima di una gran fondo, nei 2-3 giorni prima? È importante, come anche per l'allenamento, arrivare pronti al momento della gran fondo, perché poi quello che succede durante è solo
quello che abbiamo preparato prima, no? Cerco comunque di dare il giusto apporto di carboidrati ma anche di proteine, perché si parla tanto di carboidrati, però il muscolo ha bisogno anche di essere alimentato con il giusto costruttore, no? Del muscolo stesso, quindi cerco di dare il giusto apporto già dai giorni prima. Poi si sa che il giorno prima della gara si fa il cosiddetto carico, ma neanche eccessivo, no? Perché poi quindi anche tu mantieni sempre anche una fonte di proteine, mangi sì carboidrati da riso, pasta, quello che hai a disposizione, ma mantieni sempre una fonte di proteine. Assolutamente sì, per me è molto importante inserire anche appunto la fonte di proteine. Cerco di non esagerare e comunque di mantenere il mio fisico come l'ho abituato, senza strafare o cambiare le abitudini prima di una gara. Ok, e quindi quando sei in giro cerchi appunto di mantenere quello che hai già allenato a casa sostanzialmente, perché mangiare in giro è sempre un po' difficile, immagino. Sì, esatto, cerco anche quando magari si va in hotel o in ristorante di richiedere i pasti semplici che ho comunque che utilizzo nella norma, quindi classica pasta in bianco, riso in bianco, il pezzo di pollo piuttosto che il prosciutto, queste cose qua. E invece la colazione l'appena prima, cioè il giorno della gara, come ti comporti? Anche a colazione cerco di unire la parte di carboidrati con la parte proteica. Oramai questo è un bel aspetto, sì, perché non tutti lo prendono in considerazione, c'è molto il cliché o il mito ormai superato del carico di carboidrati anche al mattino, quindi non so tu, ma io negli alberghi delle Gran Fondo vedo sempre la gente mangiare grandi piattoni di pasta magari alle 4-5 del mattino e poi si trovano in partenza un po' ingolfati. Sì, esatto, quello è un errore che anch'io facevo all'inizio, anch'io non utilizzavo proteine al mattino e invece da qualche tempo ho cominciato ad utilizzare, mi trovo molto bene, mi è aumentato anche il senso di sazietà lungo tutto l'arco della giornata e anche quindi della gara, e questo mi ha portato a farlo sia nel pre-gara ma anche quotidianamente nelle colazioni che faccio normalmente a casa. Ok, e invece tra la colazione e la partenza, cioè quando sei in griglia, tu mangi qualcosa oppure la colazione ti basta? Dipende un po', a volte mi è capitato, e sarà banale dirlo, ma in gare dove ho molta tensione torna a farsi sentire un po' il vuoto nello stomaco, sì, e quindi magari mi è capitato di usare un pre-gara, sì, okay, ogni quindi tanto, non sempre. Quindi sai bene ascoltarti, sai gestire la situazione in base a come ti senti, dove ti trovi, la temperatura, la distanza magari anche della gara, giusto? Sì, esatto, anche come detto te la temperatura esterna a volte fa la differenza. Inizio stagione dove le gare sono, dove la partenza è presto, cioè temperatura più bassa, il corpo richiede maggior calorie, quindi sì, si sento brucia più zuccheri inevitabilmente. Quindi praticamente in gara come ti integri? Qual è la tua strategia? Soprattutto sei riuscita nel tempo ad arrivare alla tua strategia ottimale o secondo te la devi ancora perfezionare? Allora, diciamo che all'inizio non avevo una gran strategia. Nel improvvisavi. Senso che, sì, improvvisavo, andavo molto a sensazione, come abbiamo detto prima, sbagliando, perché comunque quando arriva la sensazione di fame è già troppo tardi, te insegni meglio di me che... Questa è una cosa che vorrei ricordare anche a chi ci segue, perché spesso noi tendiamo a mangiare sempre meno rispetto a quello che ci serve, appunto come dicevi un attimo fa, tendiamo ad integrarci solo nei momenti in cui ne sentiamo bisogno, ma è ormai troppo tardi perché abbiamo dato fondo un po' alle nostre riserve di energia. Esatto, esatto. Invece adesso cerco di programmarmi già mentalmente, già dal giorno prima cerco di programmare tutto, quindi fai un proprio vero schema. Sì, sì, mi faccio proprio un vero schema a scadenza. Poi molto va anche a quello che mi piace, nel senso, certo, che nella prima parte della gara io per lo più utilizzo barrette perché mi piace più masticare, mangiare, cioè mi piace più sentire la masticazione in bocca, mi dà più soddisfazione. Durante invece la seconda parte della gara cerco di utilizzare invece magari i jelly, ma questo perché comunque la barretta arrivata a un certo punto non ha, il mio fisico non la vuole più, sì, sì, sì. Quindi l'alternativa per me è sempre il carbogelli, sempre C2O1, perché da quando ho scoperto i nostri nuovi prodotti veramente non li abbandono più, per me sono stata una grande risorsa che
comunque sono una persona che tendenzialmente riesce a mangiare poco, mm-hmm. e quindi con il doppio di energia disponibile per me è stata veramente una grande risorsa. Che è un po' il rischio di noi donne, nel senso che praticando un po' il mondo del ciclismo, dove ho conosciuto anche te, comunque vedo che le donne tendono a mangiare poco, soprattutto ad avere un aumento del rischio di stress intestinali, per cui dicono no, allora non prendo assolutamente niente, e ovviamente così si va più facilmente in crisi energetica. Quindi magari delle barrette suddivise in più morso è il consiglio che vuoi dare. Sì, esatto, magari piuttosto che evitare, cercare di dilazionare l'alimentazione magari in momenti diversi o comunque quando siamo anche più comodi, no? Però cercare sempre di non avere mai, di non andare mai in carenza. Io mi è capitato negli anni passati di avere davvero paura di avere problemi intestinali anche nei giorni successivi, che mi è capitato di avere problemi e di non star bene nei giorni successivi alla gara. Quindi un po' ci pensavo prima sì, di assumere, c'era questo timore. Esatto. Invece adesso ho imparato a gestirla meglio. Quindi hai sempre allenato anche l'aspetto nutrizionale nelle tue sessioni di allenamento o l'hai improvvisata in gara? Inizialmente improvvisavo molto, come ti ho già detto, e invece adesso cerco di allenare anche durante le mie sessioni di allenamento l'alimentazione. Sì, perché quello che ricordo sempre è che non solo i nostri muscoli vengono allenati quando appunto ci alleniamo, saliamo in bici nelle nostre sessioni di preparazione, ma anche gli organi digerenti, quindi soprattutto l'intestino, che è quello che ha il compito di digerire i carboidrati che noi gli diamo in gara. Quindi più lo adattiamo nelle sessioni di allenamento e meglio ovviamente tollererà questi carboidrati, ci darà energia poi in gara. Ma ho ancora qualche domanda per te. Tu preparando la bici da strada, la bici gravel e la mountain bike, sicuramente ti avranno aiutato magari la mountain bike anche nella guida su strada, giusto? Sì, moltissimo. È una cosa che immagino, ma mi piacerebbe sapere. No, quello moltissimo. La mountain bike mi ha aiutato tanto sia per la guida ma anche per allenare il cuore stesso. Sono due sport completamente diversi, io dico sempre, è vero che si tratta di bici, ma sono due sport diversissimi. La mountain bike anche a livello di cuore è uno sforzo diverso, quindi mi ha aiutato ad allenare i fuorigiri, mi ha aiutato a rendere il cuore molto più elastico sicuramente. Quindi ad esempio in questo periodo che andiamo verso la fine delle gran fondo, la stagione su strada, potremmo utilizzare la bici, mountain bike, fuori strada per allenare invece la bici da strada, corretto? Sì, ho compreso bene? Sì, esatto. Io in inverno faccio molta mountain bike per allenare sia le capacità di guida, ma soprattutto anche tanto l'agilità e i cambi di ritmo che con la mountain bike sono all'ordine del giorno. Sì. E poi invece in strada si patiscono sempre tanto, sì, perché si accumula fatica, sì, esatto, e si riesce con fatica invece a smaltirle. E l'altra cosa appunto che ti volevo chiedere, ma ormai mi hai anche già risposto, quindi la tua strategia su sterrato, in pratica su gravel e al tempo stesso in mountain bike, è più liquida proprio perché ti aiuta anche a ridurre quei gesti che invece lo scarto di una barretta, la preparazione di un gel invece comportano. Al contrario, su strada preferisci invece il più solido, comunque più gelatina? Sì, esatto, cerco comunque di mantenere i quantitativi di carboidrati più o meno simili, però sì, cerco nel mountain bike e sul gravel vado molto più sul prodotti liquidi perché è più facile per me alimentarmi così. E invece in borraccia abbiamo parlato di mangiare, ma in borraccia metti la sola acqua, metti solo maltodestrine, metti solo fruttosio, non credo. Insomma, che miscela scegli? Allora, inizialmente quando appunto ho cominciato avevo sempre solo acqua, chiunque mi chiedeva io ho sempre solo acqua, anche nei rifornimenti acqua. Perché hai paura un po' dei disturbi addominali. Sì, esatto, okay. Perché non sapevo come il mio corpo poteva reagire ad altro. Invece adesso con l'isocarb in borraccia mi trovo davvero bene, isocarb di C2A1. Quindi maltodestrine e fruttosio in un rapporto 2-1. Esatto, questo l'ho testato prima in allenamento, poi l'ho provato in gara e è stato veramente molto molto utile in situazioni ad esempio come una Hero, che è una gara molto lunga. Quanti chilometri sono comunque in tempo? Io ho fatto la 60, sono 3200 metri di slivello e in 5 ore all'incirca. È comunque una gara molto impegnativa che richiede tanto impegno anche sotto questo punto, sotto l'aspetto alimentare, perché comunque non si può lasciare nulla al caso. Sì, non puoi trascurare nessun dettaglio. La crisi è dietro l'angolo. Sì. Quindi anche lì mi ha aiutato tantissimo la borraccia con l'isocarb. Ok. Quindi io ti ringrazio, ma prima di lasciarti vorrei che tu lasciassi a noi, a tutti gli ascoltatori di Endu, un consiglio che vuoi dare ai ciclisti.
Il consiglio più grande da me è sempre uno, da quando ho cominciato ad andare in bici è sempre divertirsi, divertiamoci, perché la bici è bella a 360 gradi. Non improvvisiamo come ho fatto io all'inizio, perché comunque richiede tanto impegno, però ci darà poi tantissime soddisfazioni. Grazie Chiara, grazie per tutti i consigli che ci hai dato, la tua esperienza, e soprattutto si percepisce, si vive la tua passione che ti brilla anche negli occhi quando parli di bicicletta. Noi siamo pronti a rispondervi, sì, anche Chiara è pronta a rispondervi, quindi scrivete qui sotto tutte le domande che quanto prima troverete la vostra risposta. A presto!